L'esordio di Patrizia Argentina, tanto vale scrivere che voi conoscerete già, molti di voi hanno già alcune copie di questo libro. E, ho deciso di scrivere una prefazione e di accettare, insomma, questo invito a scriverla, perché penso che il libro sia meritevole di grande attenzione. Scrivere per qualcun altro non è mai semplice, ecco perché. E nella scrittura degli altri si ricerca qualcosa di proprio, sia come, anche come lettori, chi analizza un testo è principalmente un lettore. Quindi nel libro di Patrizio ho trovato una scrittura autentica, perché molti poeti fanno finta di scrivere, poi decorano la pagina, in realtà però il suo lavoro è molto diverso, autentico, quindi va un po' alla fonte della sua vita, alle origini del suo essere, quindi emerge il suo mondo fatto, ecco, veramente della sua vita quotidiana, delle figure che accompagnano, ecco, la sua esistenza. Quindi io leggerei la prefazione prima di lasciare, ecco, lo spazio alla musica e alle stesse. La poesia di Patrizia Argentino supera la noia e al tempo stesso mantiene un profilo alto. Ironia e dialogo con gli oggetti, gatti e vita quotidiana, con questa scrittura si fanno molte piacevoli scoperte. Il titolo della raccolta, Tanto vale scrivere, è un omaggio dichiarato alla scrittrice newyorkese Dorothy Parker, laddove Parker conclude in una nota poesia Tanto vale vivere, Patrizia sostituisce scrivere, e ciò dice molto su come la scrittura voglia essere in questo libro una risposta positiva ed entusiastica alla contrarietà dell'esserci. Insomma, il libro di Patrizia non è sicuramente un libro noioso, di noia ne abbiamo già abbastanza nella scrittura contemporanea, in effetti poi va a finire che nessuno li compra i libri di poesia. Non significa che necessariamente dobbiamo fare del cabaret, non è quello che deve fare il poeta, non deve fare del cabaret, ma non deve neanche tediare, ecco, i suoi simili. Ecco. In questo libro quindi c'è una risposta sicuramente positiva, la potrei definire una sorta di poetica anche dell'antidolore, citando i futuristi. Che spalle grandi che hai per soffrire meglio, un cappuccetto, ecco, scrive l'autrice nella lirica Favole, quindi anche nelle situazioni meno felici della vita, ecco, riesce a trovare, ecco, una nota ironica. L'ironia è sicuramente un mezzo per riuscire a sopravvivere, come voi sapete. Nella raccolta, tale sofferenza e malinconia di fondo ritrova conforto nella figura della sorella e del gatto. Il gatto lo ritroviamo spesso, anche leggendo sul treno Enrica, abbiamo, ecco, spesso notato versi dedicati al gatto. Poi ci spiegherai qualcosa, ecco, di questo animale. Sì. Anzi, forse l'animale è qui con noi, no? E sulla copertina. E si tramuta in un dialogo animistico con gli oggetti casalinghi, quindi non solo si parla col gatto, ma a un certo punto lei comincia a parlare anche con l'aspirapolvere. Aspirapolvere, calzascarpe, tazza da tè, insomma. Non ti hanno mai detto niente i tuoi amici No, rispetto a questo? non lo sanno, No, adesso non lo mi sono sa. scoperta adesso. Questo dialogo, questa correlazione oggettiva mi pare sia l'elemento più rilevante nella poetica di Patrizia Argentino. Cioè, non ci sono tanti poeti che incominciano a parlare con gli oggetti, secondo me, statisticamente. È una cosa interessante. Spero non preoccuparmi. No, no, direi. Si riesce a parlare con un dessert, un calzascarpe, una tazza di tè e un aspirapolvere. Quindi ci stiamo allargando. Al quale, tra l'altro, confida, dirla tutta, ti avrei già sposato, ma qui in Italia stiamo ancora indietro. La poesia di Patrizia Argentino ha una forma colloquiale narrativa, per cui è opportuno, anche se non necessario, unire alla lettura personale e silenziosa la voce di chi le ha concepite. Quindi spero che leggerai anche con la tua stessa voce, oltre che far leggere gli altri, Sì, qualcosa. no, tre ne ho scelte Tre, tre perché. perché insomma, io in realtà Patrizia l'ho conosciuta durante delle reading che abbiamo fatto qui, ecco, quindi è stata la prima volta che ho potuto avvicinarmi alla tua poesia, è stata attraverso l'ascolto, non attraverso la lettura, perché nella poesia contemporanea, ecco, si fanno molte letture, perché, ecco, le edizioni sono un supporto importante, però gli spettacoli, le letture, le gare di poesia di cui, ecco, anche noi siamo animatori, sono molto rilevanti. Poi dopo viene anche il libro. Io non aggiungerei nient'altro, lascerei te la parola, ti farei un applauso e ti ringrazierei per questa cosa.